Poracci, niente intro simpatica, ma per una volta utilizzo questo spazio per una comunicazione di servizio. Vi ricordo che oggi, oltre a questo video, ci saranno due appuntamenti live qui su YouTube. Ci vediamo prima alle 17:30 per seguire insieme il Sonic Central e poi di nuovo alle 22:30 per seguire lo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West. Vi aspetto tutti quanti, numerosissimi, mi raccomando, perché secondo me ne vedremo delle belle. Dai! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi 3 volte al giorno. Questa è un'edizione speciale perché non solo parleremo di tutto quello che è stato presentato durante la stream dedicata a Dragon Quest che è andata in onda questa mattina, ma in più tratteremo anche dei rumor riguardanti Switch Pro e un nuovo Metroid che sono usciti da pochissimo e che... Vabbè, andiamo con ordine. Prima di iniziare, il like è d'obbligo e mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi appuntamenti. E poi seguitemi anche su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Se volete poi che mantenga questi ritmi assurdi, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Grazie mille, alla prossima. Dobbiamo iniziare, veloci, gotta go fast. Vorreste partire da Switch Pro, e invece no, si inizia con Dragon Quest, perché i veri poracci guardano tutto il video dall'inizio alla fine. Oppure più comodamente saltano direttamente al capitolo che più gli interessa, ci sono tutti i timestamp. Come avevamo preannunciato, la stream è stata ricca di reveal, anche se si è trattato di teaser che hanno mostrato poco di gameplay effettivo e molti di questi titoli per ora non hanno una data per un'uscita occidentale. Tra l'altro, piccolo inserto, un applauso all'interprete che traduceva in tempo reale la conversazione in giapponese tra il presentatore e Yuji Horii, che parlavano velocissimo, non deve essere stato semplice. Comunque, si parte dal reveal di Dragon Quest Kashikashi, un puzzle game che uscirà per iOS e Android, di cui non si è visto nulla se non un teaser in CGI. L'uscita è prevista per il 2021 in Giappone ed è ancora da ufficializzare per il resto del mondo. Novità poi per Dragon Quest X, l'MMO riceverà un 6° episodio, che prenderà il via al termine del 5° quest'estate. Inoltre è stata annunciata anche una versione offline del titolo, pensata per rendere accessibile la produzione a tutti i tipi di giocatore. Yuji Horii l'ha descritta come una rivisitazione cute di Dragon Quest X e presenterà anche altri cambiamenti che devono essere ancora annunciati. Uscirà nel 2022 in Giappone, ma non si sa su quali console. Poi è stato il turno dello spin-off Dragon Quest Treasures, che vedrà come protagonisti Mia ed Eric direttamente dall'11° capitolo. Si tratterà di un JRPG, ma non in stile classico. Questo è tutto quello che sappiamo per ora. Data di uscita e piattaforme su cui verrà pubblicato sono sconosciute, ma il team dietro lo sviluppo punta a una pubblicazione simultanea in tutto il mondo. C'è poi il remake in HD 2D del terzo episodio, pensato per le home console. HD 2D significa che il titolo adotterà lo stile grafico già visto in Octopath Traveler, e non è un caso che al lavoro ci siano nomi che hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo JRPG. Purtroppo però dell'uscita non si sa ancora nulla. E per chiudere, la vera bomba è stata il reveal del 12° capitolo, che si intitolerà The Flames of Fate. È stato mostrato solo un teaser del logo e le uniche informazioni che abbiamo è che si tratterà di un episodio molto più dark e maturo, e ci sarà anche un sistema di scelte che influenzerà l'esito della trama. Maggiori informazioni arriveranno in futuro e Yuji Horii ha promesso un'uscita in contemporanea per tutti i mercati. Ora che abbiamo il logo, direi che non ci rimane che aspettare l'annuncio, fra un annetto, del riavvio dei lavori da capo e l'affidamento del progetto a Retro Studios. Ah, no, 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 questa è un'altra storia. Insomma, poracci, una stream ricca di annunci. Che ne pensate? Ma passiamo alla vera bomba, perché si torna a parlare di Switch Pro, ma anche di Metroid, con una serie di rumor che hanno iniziato a rimpallarsi tra fonti autorevoli. E tenetevi forte, perché, secondo queste indiscrezioni, potremmo trovarci di fronte a delle novità importanti molto prima di quanto potessimo immaginare. Bloomberg stavolta l'ha fatta grossa e ha rilanciato il rumor riguardanti Switch Pro, sganciando forse la bomba definitiva. Secondo il report, Nintendo sarebbe pronta a far entrare in produzione la nuova console già da luglio, per rimpiazzare il vecchio modello a partire da settembre o ottobre.
La nuova console, che probabilmente costerà più dei 300 euro dell'attuale modello, potrebbe essere annunciata addirittura prima delle 3 2021. Questo significa, poracci, che potrebbe esserci un reveal a sorpresa nelle prossime due settimane, che visto come si è mossa Nintendo anche nei confronti di Switch Lite, non è uno scenario così improbabile. Questo permetterebbe di mostrare la lineup al completo anche agli sviluppatori durante l'evento digitale che inizierà il 12 giugno. Altra cosa interessante è che la Switch Pro sarebbe stata pensata per essere venduta accanto alla Switch Lite e l'attuale Switch verrebbe quindi rimpiazzata da questo nuovo modello, un po' come è accaduto per le revisioni del 3DS. Ma non è finita qui. Emily Rogers di Nintendo World Report, un insider con uno storico non sempre corretto al 100%, parallelamente ha iniziato a speculare sull'uscita di un nuovo Metroid per fine anno, ora che gli slot di novembre sono occupati dai giochi Pokémon. Per Rogers la finestra di settembre-ottobre è quella più plausibile e in risposta alle domande degli utenti la giornalista si è definita sicura che verrà pubblicato un gioco di Metroid entro fine anno, con l'annuncio della nuova Switch dietro l'angolo. Rumor che poi, come abbiamo visto, è stato rilanciato dal report di Bloomberg. Poracci, lo sapete cosa significa? Che gli ultimi mesi del 2021 potrebbero essere di fuoco per Nintendo, tra Metroid, Pokémon, novità a tema Zelda, il rumoreggiato nuovo Donkey Kong e chi più ne ha ne metta, ma soprattutto che è ufficialmente iniziata la stagione delle tre e queste saranno settimane assurde e non stenta a credere che dei grossi annunci saranno fatti anche prima dell'inizio della fiera digitale. Voi cosa ne pensate? Il report di Bloomberg vi sembra credibile come scenario? Poracci, non vi nascondo che l'hype sta salendo, anche se poi il consiglio rimane sempre lo stesso. Stiamo molto attenti a volare con la fantasia perché molto spesso la realtà è più deludente delle speculazioni. Però io mi sbilancio e vi dico che mi aspetto le bombe a mano per questo E3 2021. Ma non solo da parte di Nintendo, anche Sony e Microsoft hanno molto da dire. Ma non è finita qui! Vi rinnovo l'appuntamento per le due live di oggi. Ci vediamo di nuovo alle 17.30 per seguire insieme il Sonic Central e poi dopo alle 22.30 per commentare insieme in live lo State of Play che mostrerà 14 minuti di gameplay di Horizon Forbidden West. Possiamo ufficialmente dire che il 27 maggio sarà una giornata poraccia. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qui in fondo e vi do appuntamento alle live di stasera o altrimenti a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Hype, Michele Hype, Hype! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai citare il c***o. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai citare Switch Pro.